presidente Sansone, il presidente del comitato promotore per la macro regione del sud, sentendo altre voci mi pare che ci sia un pochino di confusione su quelle che sono veramente le sensibilità rispetto alle autonomie locali. Ma non ho sentito quello che probabilmente come dire, apprenderò adesso quando cominceremo il convegno. È chiaro che c'è in genere una critica all'autonomia differenziata, che è anche insomma, giusta. Noi come Comitato per la Macroregione Autonoma del Sud però abbiamo lanciato una proposta che è completamente diversa, o meglio è un completamento in una logica e in un'ottica meridionale di quella che è la proposta avviata e l'iter di legge avviato con il referendum in Lombardia e in Veneto. Il punto è questo, noi crediamo che la sfida dell'autonomia vada raccolta, però va raccolta secondo quelle che sono le esigenze e i legittimi interessi del Mezzogiorno. La difesa dello status quo in realtà sicuramente non conviene al Sud, perché tutto quello che viene imputato all'autonomia differenziata, cioè la sottrazione di risorse, il progressivo impoverimento delle regioni meridionali, il fatto che il Nord manterrebbe insomma, una grossa fetta senza la logica della solidarietà, il patto di solidarietà delle risorse fiscali prodotte, bene, tutto questo già avviene ed è certificato dai dati Svimez. Di conseguenza non è difendendo lo status quo che si difende il Sud, ma diventando protagonisti del dibattito e rilanciando con una nostra proposta alternativa. Potrebbe apparire come un baratto autonomia del Sud con autonomia del Nord? Ma sono cose insomma abbastanza diverse, il punto è capire innanzitutto se il Sud è in grado di avviare un negoziato in questo ambito. Il problema è che il ceto dirigente è molto debole, mancano anche proposte forti, la capacità insomma di elaborarle. Noi abbiamo provato come comitato a surrogare in questo senso la scarsità della proposta delle classi dirigenti meridionali, ma non mi riferisco solo alla politica, mi riferisco un po' a tutto, politica, università, burocrazia, ceto imprenditoriale eccetera, e vediamo se in questo modo è possibile insomma far sentire anche la voce del Sud. Si parla di autonomia ed è bene parlarne sentendo tutte le voci. Ci sono delle ombre su questo argomento che ci preoccupano e che ci hanno sempre preoccupato, e sono le ombre che da sempre aleggiano sul Sud. Le parole ieri di Luigi ci hanno abbastanza confortato. Ha parlato di rispetto di un contratto, ha parlato di un'autonomia chiesta da tre regioni e diventata legge, ahimè, che noi stiamo subendo in questo momento, e ha parlato anche che non consentirà un nuovo furto nei confronti del Sud, ha detto passerete sui nostri cadaveri. Questa cosa mi conforta, l'argomento non è semplice, quindi questi incontri adesso hanno lo scopo proprio di spiegare e sensibilizzare quali sono i pericoli di questa autonomia che potrebbe essere presentata in maniera allettante e poi subire le conseguenze nel corso dei prossimi anni. Le sa che in Campania è in corso la richiesta di un referendum consultivo per l'autonomia della macroregione meridionale? Sì, ho sentito questa cosa, l'argomento mi sembra quasi come se si voglia proporre rispetto a un pericolo un'altra cosa. Adesso la macroregione è un problema, è una vicenda che interessa molto Caldor, la sta spingendo da anni, vero? È così? Sì, no, io sento sempre il mio lavoro, sento tutti. Lo so, è una vicenda che Caldor sta spingendo da tanto tempo. Per ora noi che siamo al governo dobbiamo preoccuparci di questo argomento. L'autonomia del Sud non può essere barattata con l'autonomia del Nord. Siamo una Italia, abbiamo gli stessi diritti, vogliamo scoprire i numeri, come ha detto Carla Ruocco, quali sono i numeri che difendono il cittadino del Sud e quali sono i numeri che difendono il cittadino del Nord. Per quello che riguarda le condizioni, lo sappiamo che stiamo. Allora, io da quello che ho sempre capito dalle parole di Luigi Di Maio, ma è quello che so tra l'altro ed è quello anche che vedo, che il discorso delle autonomie previste nel nostro contratto di governo, ovviamente qualora dovesse andare in porto, applicarsi, bypassando tutti quanti i passaggi obbligatori da cui non si può prescindere, deve per forza essere uguale, egualitaria, cioè non è, le parole di Luigi Di Maio è questo quello che volevano sottintendere,
se c'è un'autonomia rispetto a dei capitoli precisi, a delle peculiarità precise in capo alle regioni, la stessa cosa non è mai a discapito di altre regioni, nel caso di specie di quelle del sud. No, perché quella iniziativa mi somigliava un po' troppo ad una precedente iniziativa degli inizi anni 80, fine anni 80, inizi anni 90, su cui poi si è saputo molto, e nulla di quello che si è saputo era bello. Ovviamente non sto dicendo che si tratta della stessa cosa, sto dicendo che finché una iniziativa del genere o altre consimili, non quella necessariamente, sorgono e si iscrivono in una situazione come l'attuale, in cui il Nord attraverso la Lega e i potentati economici governa persino le iniziative politiche, non può che venirne fuori una situazione di subordinazione che continua sotto diversa forma. Probabilmente le condizioni politiche ed anche economiche richiedono una scelta, una decisione più forte, che non ha tanto a che fare con la forma amministrativa, ma con il contenuto, che si tratti di macroregione, microregione, via le province, cose c'è, quello, se il senso è o equità o alla pari o secessione, ha senso. Qualunque altra cosa mi sembra una perdita di tempo, mi sembra quasi, con tutta riconoscendo la buona fede, per carità, a chi, mi sembra quasi un dirottare le energie su altro mentre loro continuano a fregarci. Ultima domanda, lei ha sicuramente letto il testo dei due quesiti referendari, si parla di riportare al sud 85 miliardi che mancano all'appello. Questi miliardi sono certificati dai conti pubblici territoriali. Quello che si deve, non che si può, si deve fare, e direi, se non c'è bisogno di referendum, voglio dire, non perché non serva, ma il mio timore, lo ripeto, è che dirottando energie sugli strumenti per qualcosa ci scordiamo il qualcosa. Cioè la battaglia per i soldi che secondo i conti pubblici territoriali devono arrivare al sud e invece vengono sottratti e portati, deve essere fatta adesso in ogni istituto, in ogni istituzione. Bisogna chiamare a rendere conto i nostri parlamentari, i presidenti delle regioni, i consiglieri regionali. Voi che state facendo? Assistete al furto? Oppure fate qualcosa, perché nel frattempo, mentre noi cerchiamo di costruire, ripeto, uno strumento che sia il referendum, la macroregione, in Puglia si dice un timbo passa e la cera si struce, cioè non sprechiamo, utilizziamo energie per qualcos'altro. È un po' come la Francia che investe l'ira di Dio per fare la linea Maginot per una guerra, e quelli in 7 giorni stanno a Parigi.